la terza edizione del Narnia Terror Night. Questa sera sarà dedicata a Dylan Dog, il profumetto che conoscerete tutti, il narratore del Link, Google, il clarinettista, il tonnaiolo, che fa sempre il galeone ma non riesce mai a finirlo di ricostruire, e ha Crucio Mazzo come assistente. Però stasera credo sia più importante, più interessante, che vi parlo dei film che proietteremo, che sono tre fan film indipendenti, tutti dedicati a Dylan Dog, e sono tutti noti a livello nazionale. C'è Vittima degli eventi di Claudio Di Biagio, un regista di Roma, che ha realizzato grazie a un crowdfunding, l'ha presentato al Festival di Roma nell'ottobre 2014. Poi c'è Freddy contro Dylan, di Denis Prison, un regista da Spinea, provincia di Venezia, che lui era già conosciuto grazie a un altro fan film, sempre su Dylan Dog, La morte puttana, di alcuni anni prima. In questo film unisce due miti dell'horror anni 80, Freddy Krueger di Nightmare e Dylan Dog. Il film l'ho presentato a maggio del 2015 nella sua Spinea Cinema Bersaglieri. E poi c'è un altro film di Roberto D'Antona. Roberto D'Antona nel circolo horror underground è noto grazie all'interpretazione di Choice l'anno scorso, diretto da Anna Maria Lorusso. Ma lui si era fatto già conoscere a livello nazionale nel 2012 con Il Trillo del Diavolo, che vedremo stasera. È un film che l'anno dopo ha avuto molti consensi, ha partecipato a molti festival, tra cui ne vinse uno a Milano come miglior fan film al Cartoon Comic Film Fest. Buona serata a tutti, grazie di essere venuti.